Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Nella longeva fiction dei Cesaroni si sono susseguiti diversi personaggi. Uno dei volti storici, che nessuno potrebbe mai dimenticare, è sicuramente rappresentato dall'attore che interpretava il personaggio di Walter, Ludovico Fremont. È stata proprio grazie alla serie Mediaset che l'attore, classe 1982, ha avuto modo di ottenere notorietà e farsi conoscere dal pubblico. Il classico ragazzo non proprio bello e goffo, che riusciva a rapire il cuore di qualsiasi ragazzo. Walter era un ragazzo simpaticissimo e tra le tante donne che aveva il suo seguito, fatto perdere la testa a Carlotta. Metteva sempre nei guai il suo migliore amico, Marco Cesaroni. Insomma, se continuiamo a parlare delle tante avventure vissute dai due ragazzi, veniamo colpiti sicuramente da tantissima nostalgia. Cosa fa oggi Ludovico Fremont? Nonostante Ludovico Fremont abbia partecipato a diversi progetti nel mondo dello spettacolo, con il passare del tempo il suo volto è stato visto sempre meno. Ma oggi che fine ha fatto l'attore tanto amato? Era solo un ragazzino quando ha deciso di intraprendere la carriera di attore. Nel 2004 si è diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Ludovico ha iniziato a mettere in atto tutto ciò che aveva imparato sui palchi dei teatri più importanti prendendo parte a diversi spettacoli. Differentemente dai tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, Ludovico Fremont è sempre stato un tipo molto riservato e ha sempre tentato di preservare la sua vita privata. Per questo motivo, non abbiamo molte notizie per quanto riguarda le sue relazioni presenti anche passate. Dal suo profilo Instagram però, prendendo in considerazione le foto che lo stesso attore pubblica sporadicamente, possiamo affermare che abbia una relazione con un'imprenditrice che lavora nel settore amministrativo, Simona Fiorenza. Oggi è scomparso dal piccolo schermo, ma sembra passare la maggior parte del suo tempo insieme alla famiglia. Probabilmente l'attore ha deciso di mettere da parte la sua vita lavorativa e dedicarsi totalmente alla sua famiglia, in modo da poter vedere sua figlia crescere e godersela fino alla fine. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.